Buongiorno, eccoci dunque alla presentazione di alcuni vini e vitigni d'Italia e del mondo attraverso il metodo Vinology. Voglio introdurvi alcune delle caratteristiche più interessanti di questo libro che riguardano il modo con cui cerchiamo di trasmettere ai lettori le differenze tra i principali 85 vitigni e vini del mondo, per esempio Nebbiolo, Sangiovese, Cabernet, Merlot, ma anche vitigni un po' più oscuri come Blaufränkisch, per esempio, presente soprattutto in Austria, o il Pinotage tipico del Sudafrica, perché ci rivolgiamo a un appassionato di vino curioso, aperto e internazionale. Ma per cominciare, voglio presentarvi il modo con cui abbiamo organizzato le informazioni di base dei vitigni e partendo da uno dei più amati vitigni italiani, il Nebbiolo. Eccoci qua, per esempio, cosa si potrebbe dire con il Nebbiolo? Brevemente vi faccio vedere, poi vi torniamo, la scheda che trovate sulle pagine a sinistra di Vinology, mentre sulla pagina destra avete un sacco di curiosità riguardo i vitigni e la diffusione nel mondo. Sulla pagina sinistra si parla proprio della descrizione del vitigno che auspicabilmente dovrebbe portarci anche a riconoscerli in una degustazione alla cieca. Dunque, cosa si può dire del Nebbiolo? Beh, dopo avervi suggerito, per esempio, anche l'etimologia del nome di ciascun vitigno, là dove ho potuto trovarla, o dove ho potuto scegliere una versione tra le tante che normalmente si vengono presentate, un po' per fantasia, un po' per arricchire questo storytelling del vino. Per esempio, Nebbiolo ne ha due di vulgate relative all'origine del suo nome. Una vuole che si riferisca alle nebbie delle Langhe, alle nebbie delle Langhe, dove soprattutto in ottobre e novembre, quando ci si avvicina alla raccolta del vitigno, si è avvolti in una nuvola grigia che poi avrebbe dato il nome a questo vitigno. Un'altra, un pochino più scientifica forse, si vorrebbe riferita alla pruina di cui è abbondante il vitigno, quindi a questo strato che poi prende un colore grigiognolo che ricopre l'acino, ricordando appunto la rugiada e le nebbie. Che sia l'una o che sia l'altra, mi pare evidente che Nebbiolo, ma questo era facile, evochi e voglia evocare le nebbie, per cui sotto il nome del vitigno ricordiamo sempre l'etimologia. Parlando di un altro vitigno, per esempio, sul quale ci riferiremo anche successivamente, la Barbera, è tutta un'altra l'etimologia e forse pochissimi sanno che si riferisce al nome del paese di Barberi, dove parrebbe che fosse identificata anticamente soprattutto la presenza del vitigno. Tornando al Nebbiolo, suggeriamo anche i sinonimi della varietà che si possono incontrare in Italia o in alcuni casi nel mondo, ma per il Nebbiolo si parla soprattutto d'Italia. Per esempio, Chiavennasca. Così si chiama in Valtellina il Nebbiolo con cui si producono i magnifici Sforzati, Inferno, Valgella, Salsella, eccetera. Pico Tendro o Pico Tener in Valle d'Aosta o Spanna, ad esempio, in alcune parti del Piemonte. Dunque, com'è il Nebbiolo quando ci avviciniamo a un vino a base Nebbiolo, un Barbaresco, un Barolo, parlando di quelli importanti e invecchiati, ma anche un onesto Nebbiolo d'Alba, per esempio. Bene, la ciliegia matura è uno dei primi sentori che sentiamo, il lampone, il geranio, la viola, la liquirizia, la rosa è molto floreale come approccio, il vitigno, e poi man mano che invecchia, catrame, liquirizia, funghi secchi, legno di cedro. Molti di questi descrittori, onestamente, quando mettiamo il naso su un calice, si assomigliano. Per esempio, anche distinguere un Nebbiolo da un Sangiovese sulla base di questi descrittori non è sempre facile, perché alcuni sono in comune, sono grandi vitigni con grandi espressioni e intensità fruttate e floreali. Quindi, in Vinology abbiamo voluto evidenziare, in bold, in grassetto, i sentori più caratteristici, quelli che quando noi brancoliamo nel buio nella degustazione alla cieca andiamo a cercare, appunto. Nel caso del Nebbiolo, più che il lampone, il geranio, comunque di vitigni floreali ce ne sono altri. La viola sappiamo essere un descrittore particolare, tant'è che un grande scrittore, Nico Rengo, ha anche intitolato un suo romanzo di viole e liquirizie, perché, o di liquirizia e viola, adesso non ricordo, ma comunque sia, queste due parole
erano centrali nel titolo e ricordavano appunto il suo amatissimo Barolo. Ed è vero, Viola e Liquirizia sono due descrittori fondamentali. Abbiamo acceso infatti con il Bold anche la Liquirizia. E i funghi secchi, quando invecchia, per esempio la differenza tra un grande Barolo e un grande Brunello invecchiati, sono appunto che il Nebbiolo va più sulle note di sottobosco, earthy le chiamano in inglese, quindi anche i funghi secchi, il fogliame, mentre il Brunello va più su sentori molto affascinanti da gentiluomo di campagna, nobile gentiluomo di campagna, quindi tabacco, tabacco da pipa, pellame, eccetera. Ma un altro fattore fondamentale che ci fa distinguere i vitigni e ce li fa memorizzare e riconoscere, forse più importante anche se oggi è meno considerato rispetto ai profumi, è il gusto. Come appaiono questi vitigni al palato? Ecco, Nebbiolo e Sangiovese sono molto diversi in questo, perché come potete vedere il Nebbiolo è caratterizzato nella nostra illustrazione da questo corpo centrale pieno, importante, il massimo, 5 su 5 a livello, sono 5 i livelli che abbiamo descritto e lui è il massimo. Il paragone con il suo vicino di casa Barbera è evidente, la Barbera anche nei casi importanti ha un corpo leggermente inferiore. Da cosa è data questa sensazione di struttura importante di grande corpo? Da tutti gli elementi gustativi che il Nebbiolo concentra in sé, le acidità importanti, soprattutto tenendo conto che alcuni vengono da climi un po' freschi come la Valle d'Aosta o la Valtellina, ma anche nei Baroli e nei Barbareschi la città è importante, i tannini, di cui è straabbondante il Nebbiolo, forse nella classifica dei vitigni più tannici del mondo viene solo dopo Sagrantino o pochi altri, perché è davvero molto ricco di tannini aggressivi, importanti, maschi, tanto che i grandi Baroli e i grandi Barolo, scusate, preferisco mantenere il singolare anche quando si parla al plurale, come se fosse un nome di persona, giustamente, hanno bisogno di tanto tempo. Ha quindi bisogno di lunghissimi invecchiamenti per poter smussare questi importanti tannini, che quindi poi diventano setosi, come sappiamo esserlo nei grandi Barolo d'annata. Ma ci vuole tanto tempo perché sono importanti. Dunque, riassumendo, quando ci si trova di fronte alla fotografia del vitigno, abbiamo un'intensità aromatica importante, perché è un vitigno che comunque si fa sentire al naso, anche nei casi più giovani, meno importanti, non affinati in legno. Un fruttato medio, presente, evidente, ma non sovrastante su quello che è la caratteristica dominante, invece, che è il fiore, il floreale. E, naturalmente, una mineralità importante. Questo termine lo sappiamo è molto discusso, perché qualcuno sostiene che mineralità di per sé non voglia dire niente, perché non è vero che il vitigno prenda dal terreno i minerali, le pietre che stanno nel suolo sottostante, le trasformi e ce le riproponga al naso. Questa è una versione che scientificamente è molto discussa. Ciò non toglie però, motivo per cui utilizziamo, e io utilizzo volentieri il termine minerale, quando le espressioni olfattive, da ovunque esse derivino, che vengano direttamente dalla pietra o da una trasformazione, come più probabile, di altri elementi oligominerali e nutritivi del terreno, o anche dalle caratteristiche stesse del vitigno, della buccia, la mineralità comunque al naso si sente. Si sentono le pietre, si sentono, talvolta si parla di pietra focaia in alcuni bianchi, nel caso dei rossi si sente più questa sensazione eterea, terrosa, di tar, come dicono, di catrame in alcuni vini, per esempio, è anche il caso di alcuni importanti Barolo, e il Nebbiolo di mineralità sovente ne ha da vendere. Dunque abbiamo riepilogato anche una struttura importante, corpo, acidità, tannino, tutti sui massimi livelli, e alcol, quasi ai massimi livelli, non esprime come il Cabernet molto facilmente, in climi anche un po' avversi, altissime gradazioni alcoliche, ma mediamente è molto generoso, salvo appunto nelle aree dove matura con maggiore difficoltà e viene raccolto, quindi ha un potenziale leggermente più basso, quindi si attesta sui 12 gradi e mezzo, 13, mentre nelle Langhe, per esempio, il grande Barolo, soprattutto oggi che c'è stato un cambiamento climatico importante con temperature più alte,
si raggiungono livelli anche oltre ben oltre i 14 gradi. Benissimo, abbiamo fatto il paragone con il suo vitigno amico, il vitigno più diffuso del Piemonte, la Vacca Rossa, la Barbera, e vediamo quindi le principali differenze. Come descrittori abbiamo la ciliegia fresca, la prugna, la grafite in alcuni belli esempi di Barbera, spesso, specie se leggermente invecchiata, ma comunque si trova spesso, tabacco, cioccolato bianco, che nelle versioni di Barbera affinate in legno, che hanno eventualmente eseguito la conversione, la fermentazione cosiddetta malolattica, quella che trasforma l'acido malico presente in tutti gli acidi in acido lattico, prende questi sentori burrosi, come suggerisce il termine lattico, e che nel mix del bouquet di un vino da uva Barbera, quindi anche fruttato e dolce, da questa dolce di tendenza, ovviamente dolce, non dolce come reale presenza di zuccheri nel vino, ma questa combinazione di burrosità, di frutto, di delicatezza ricorda il cioccolato bianco, la cannella e la pelliccia quando va verso invecchiamenti importanti. Vediamo che i descrittori sono un pochino più bassi, il corpo, abbiamo detto, è 4 livelli su 5, l'acidità della Barbera è molto importante, è così che si riconosce spesso una Barbera nel bicchiere, ma anche e forse soprattutto per i tannini. Livello 2 li abbiamo messi, i tannini della Barbera sono abbastanza abbondanti, l'estrazione dall'acino è importante, ma sono molto morbidi, sono dei tannini che danno questa sensazione di polpa, di ricchezza, ma anche di morbidezza. Quello che distingue veramente la Barbera da tanti altri vitigni è l'acidità, in combinazione con questi tannini molto, molto morbidi e non particolarmente evidenti. Ecco, speriamo di avere dato una piccola idea di come affrontiamo lo studio dei vitigni con grande semplicità, ma anche con molta apertura e soprattutto con un metodo chiaro che possa servirci per memorizzare un numero importante di vitigni, perché, ripeto, con la prima edizione di Vinology siamo già sugli 85 e che ci porteremo appresso per le degustazioni dei grandi vini che da questi vitigni originano. Infatti non dimentichiamo che all'interno delle schede dei vitigni una parte fissa, sempre presente, è quella che riguarda i vini top prodotti con il vitigno. Ho aperto a caso sul vitigno Blaufränkisch, che per molti di noi è assolutamente oscuro, che proviene soprattutto diffuso in Austria, e le denominazioni che si producono con questo vitigno, per esempio, noi scriviamo in Vinology, sono il Mittelburgenland, il Neusiedlersee dall'Austria, o in Ungheria, per esempio, la denominazione di Sopron. Ecco, questo riguarda chiaramente dei vitigni che raramente a un degustatore italiano, se non ha vocazione internazionale, non viaggia molto, raramente capiterà di assaggiare. Ma anche quando, per esempio, ci parliamo del Sangiovese, che abbiamo più volte citato, è importante ricordare a tutti noi, e soprattutto agli appassionati che non hanno studiato il vino per anni, ma che si avvicinano solo con grande curiosità e desiderio di assaggiare vini buoni d'Italia e del mondo, ecco, noi dobbiamo, è d'obbligo, indicare per esempio che vini come il maestoso Brunello di Montalcino, il Chianti, i vini nobili di Montepulciano, il Morellino di Scansano, Montecucco, sono tutti prodotti con questo straordinario vitigno. Ecco, dunque, sono una miriade le informazioni che possiamo trovare a tutti i livelli, sia per comprendere nell'immediato degli amici che, per esempio, mi hanno detto abbiamo fatto una bella cena con Vinology, un bel merlot, abbiamo cercato di capirlo. Forse mi sembra un po' eccessivo portarsi a tavola una cena magari a due il libro, ma comunque sia, magari il giorno dopo, cercare di capire quali sono i fondamentali, se si è appassionati di questa straordinaria materia di un vino e di un vitigno, ecco, con Vinology si può fare e anche abbastanza facilmente. Questa è la nostra ambizione e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo viaggio.
con un altro vitigno da un'altra importante regione italiana. E buona giornata.